Andrea Stramaccioni lo aveva detto prima della partita di ritorno con l'Hajduk Spalato per l'Europa League. Guai a sottovalutare i croati nonostante il 3-0 dell'andata, ma evidentemente diversi suoi giocatori non gli hanno dato ascolto perché l'Inter, davanti a 44.000 spettatori paganti, a San Siro ha rimediato una brutta figura e ha rischiato moltissimo di essere eliminata in questo preliminare di Europa League. La verità è che questo torneo per alcune società italiane a volte diventa un fastidio, lo è stato nell'arco dell'ultimo quinquennio quando altri club, non certo l'Inter che ha il debutto in questa competizione, lo hanno snobbato a tal punto da venire immediatamente eliminati, rimediando figure ignominiose e quel che è peggio da determinare sulla base della classifica UEFA la perdita della quarta squadra italiana in Champions League. All'Inter è andata bene ieri sera perché l'Hajduk Spalato ha sfiorato la clamorosa impresa ma non è riuscita, ma è un Inter da rivedere, è un Inter che ha bisogno di almeno due rinforzi degni di questo nome, secondo Stramaccioni ne basta uno, in realtà bisogna sciogliere il nodo del vice Milito perché quando l'argentino non ingrana in attacco si spegne la luce e non si capisce perché sia stato decretato questo ostracismo nei confronti di Pazzini che sin dall'inizio del precampionato è stato dichiarato riserva, è un giocatore che ha soltanto 28 anni, appena compiuti il 2 agosto, che è vero ha reso in maniera deludente nella passata stagione, ma che è comunque un attaccante che piace alla Juventus e che se l'Inter intende sostituire, deve sostituirlo con un'alternativa altrettanto valida. Poi c'è il discorso di Maicon, che è sul mercato a corrente alternata, che non sta giocando in Europa League, ma i suoi sostituti per ora non sono certamente all'altezza. È un Inter che deve fare tesoro di questa lezione, il sorteggio è stato benevolo con i romeni del Varzdui nel prossimo turno di playoff dell'Europa League che deciderà poi successivamente la composizione dei gironi, ma è un Inter che non deve più affrontare con deconcentrazione e superficialità un impegno europeo come ha fatto ieri sera. È un Inter alla quale è andata molto bene, ma non sempre la fortuna può ripetersi.